Bentornati amici, dopo i consigli per gli acquisti siamo qui con Ilenia Schiavo e l'abbiamo lasciata questa nostra bellissima, possiamo dire, ma anche bravissima eccellenza siracusana nella danza del ventre con due parole chiave che a mio avviso servono un po' nella vita in tutto, ma molto probabilmente nella tua disciplina sono fondamentali. Dicevamo, sono umiltà e passione. Cosa delle due ti è servita prima o entrambi? Lo so, è una domanda un attimino strana, però se allora, senti il tuo cuore mi risponderai. Dunque, la prima cosa fondamentale è la passione. Poi, se vuoi andare avanti, quello che deve prevalere è l'umiltà, perché quando si raggiungono soprattutto degli obiettivi importanti, bisogna sempre rimanere coi piedi per terra, e questo è quello che consiglio sempre alle mie allieve grandi e soprattutto quelle piccole, che ancora per me sono un libro bianco da scrivere, e quindi soprattutto a loro io insegno di rimanere con i piedi per terra, perché grazie all'umiltà e alla passione comunque si possono raggiungere degli obiettivi importanti o meno importanti, ma la cosa fondamentale è quello di intraprendere questo cammino e vedere l'obiettivo che si vuole raggiungere. Infatti sono anche parole sagge, vedete, non solo è bella e brava, è anche saggia. Non chiediamo l'età, ma sarà anche giovanissima, quindi sicuramente vedete come tante volte la disciplina sportiva oppure la danza fa crescere anche interiormente le persone. Sì. Ovviamente si parlava prima delle gare, però penso che rispetto ad altre discipline l'agonismo c'è, ma non prevale. Cioè comunque rimane sempre quella voglia di condividere, stare insieme, andare avanti. Cioè penso che danza del ventre, ecco, ci sia meno competizione o no? Allora, un po' la sana competizione, la sana, però non quella la sana a tutti competizione i costi. È importante, esatto, anche perché lo spirito è quello di andare a fare una gara, ma è quello di confrontarsi con altre ragazze, perché anche da chi è meno brava o più brava di te si può sempre imparare, nel bene e nel male. Quindi stringere anche amicizia con una ragazza che partecipa con te ad una gara è importante, e quindi questo mette da parte l'agonismo. Ecco, infatti questo sono veramente, è lo spirito, in effetti, come diceva il famoso De Coubertin, l'importante è partecipare. Perché io ho fatto una riflessione: quando si dice importante partecipare, e tu mi hai dato lo spunto per dirlo bene, non è l'importante partecipare nel senso vabbè vai là, vado, e fai, no, tanto non me ne frega niente, no, l'importante è partecipare, significa che comunque sei presente, al dai di là del risultato, di dai qualcosa di te stessa e prendi qualcosa dagli altri. Quindi partecipare significa anche essere protagonisti ognuno nella propria vita. Esatto. E questo è importante, forse la danza del ventre forse ti ha insegnato anche questo, di essere protagonista della tua vita e non solo, come purtroppo succede a tanti, essere fruitori passivi. Esatto. Ma adesso ci dobbiamo fermare un attimo, perché dobbiamo dare la parola a Federica, che andrà in giro a chiedere cosa ne pensano le persone sul nostro partner etico che è l'Avis. Fondamentalmente aiutare le persone bisognose, quindi questo per me è il valore numero uno, non ce ne sono altri. Secondo lei perché ci sono magari poche persone che non donano sangue? Ma magari la scarsa conoscenza o la paura e la ritrosia, non sapere cosa ci sta dietro la donazione del sangue, solo questo. Beh, chi lo può fare è giusto che lo faccia, che è un bel gesto. È una cosa sentita, quindi donare sangue e fare del bene, punto. È una cosa buona in effetti. Uno dice sempre che non ha tempo, ma rinvia sempre per questo motivo, però in realtà ho molta intenzione di andarci a provare quantomeno. Poi vediamo.
Va bene, siamo un'altra volta qui con Ilenia. Allora Ilenia, andiamo a chiudere questo interessantissimo confronto che stiamo avendo sulla danza del ventre, che è un qualcosa, come dicevamo, che affascina tantissimo un po' tutti. Quindi dicevo che tu hai un attimino, giri un po' per la provincia facendo più corsi, quindi sei un po' una globetrotter, perché mi dicevi che sei stata pure anche a fare corsi in Francia, in America, quindi sì. come si vive, ecco, anche la differenza tra noi e in altri luoghi, questa disciplina? Allora, sicuramente c'è sempre da imparare. Io ho studiato un po' in tutta l'Italia, però mi sono spinta fino in Francia per studiare, quindi per avere il mio diploma, diciamo, estero. Tornando a casa, essendo che si fa un grande bagaglio di esperienza, si cerca di trasmettere l'esperienza che si acquisisce fuori, ma di mettere anche del personale. E quindi c'è tanta fatica sicuramente, tanto sudore, però poi i sacrifici vengono premiati, soprattutto quando hai un gruppetto di 12 birbantelle che dopo qualche mese quasi prendono il tuo posto e sono me in miniatura. Quindi queste bambine di oggi, io ne ho molte, diciamo, conosco tante bambine, magari figlie di amici. Sono tutte smart praticamente, ormai non già 3-4 anni hanno capito un po', in effetti sì. Anche dal punto di vista psicologico c'è stata questa evoluzione nell'apprendimento soprattutto, poi ovviamente noi dobbiamo tutelare sempre l'infanzia, questo ci tengo a dirlo. Anche quindi, le tecniche di insegnamento, ecco, sono molto differenti rispetto, ecco, a quelle dei grandi. C'è anche una pedagogia ovviamente che aiuta anche a crescere, esatto, a socializzare. Tramite il gioco loro imparano. Ecco, questo tecniche. È giusto dirlo, perché tante volte poi invece forse anche dimentichiamo perché diamo per scontato, invece lo dobbiamo sempre evidenziare che l'infanzia è giusto tutelarla. Esatto. Una curiosità, leggevo da qualche parte che addirittura la danza del ventre aiuta le neomamme, chi va a partorire, chi ha fatto danza del ventre, proprio per questa tipologia è agevolata in modo naturale, con meno dolore, questo me lo confermi? Sì, te lo confermo, perché i movimenti che si eseguono prevalentemente sono interessati nella parte pelvica, e quindi tutta la parte pelvica è allenata sotto questo punto di vista, per cui nel momento in cui la donna partorisce ha meno dolori e quindi è più facilitata, soprattutto la neomamma, appunto, come dicevi tu, la nella prima gravidanza. Quindi la puerpera ha questa agevolazione. Esatto. Allora, andando a chiudere, chiudiamo anche una domanda un attimino più per i grandi, diciamo così, ma dato che questa sensualità espressa, chi fa danza del ventre la vive anche nella, diciamo, nella propria intimità, cioè riesce a sentire di più anche le emozioni, anche le sensazioni? C'è questa o è solo tecnica e basta? No, assolutamente. La cosa fondamentale è specificare, appunto, come hai detto tu, che la danza orientale non è volgare, ma appunto è sensuale quanto basta. Essendo che comunque si acquisisce maggiore consapevolezza del proprio corpo, appunto si arriva ad essere più consapevoli del proprio corpo, delle proprie capacità fisiche, e quindi anche questo sblocco della sensualità è pure piacevole nel quindi privato. Lo possiamo consigliare anche, dato che ormai si apre anche ai maschietti, possiamo dire allora alle coppie che magari vogliono trovare un feeling maggiore nel proprio rapporto di coppia, di fare insieme, oltre al tango, come già si fa da qualche anno, anche la danza orientale, sì. Va bene, io verrò. Io aspetto te. Ok, vi faccio questa promessa davanti agli amici e ringraziamo Ilenia Schiavo per la simpatia, oltre per la professionalità. Peccato che non la possiamo vedere in azione, ma vi consiglio i suoi spettacoli e soprattutto su YouTube trovate tante cose carine su Ilenia. Grazie. Vi ringrazio amici e ci vediamo prossimamente, sempre qui all'Acqua Park di Siracusa, su Telecittà, con Frizzi, consigli per l'estate. Ciao da Giuseppe Lissandrello.